Perché gli animali ce ne sono parecchi, no? Nel senso che i cereali, due parti vanno uso zootecnico e una parte uso alimentare di tutti i cereali di produzione mondiale, diciamo così. Quindi viene più curato il mercato del bestiame che quello dell'umano, perché ha più mercato. Quindi poi adesso il biomasse cosa fanno lì? Fanno la corrente, fanno Si queste cose qui, producono. produzione di biogas, e allora sempre più mais, un po' perché è comodo, hanno impianti per irrigare con quei getti lì, che rotoli grossi o del genere, e quindi è tutto automatizzato, manodopera poca. Se ricordo, una volta andavi in una cascina e c'erano dentro 10 o 20 famiglie, oggi sei il proprietario e basta. C'è nessuno. Un'azienda con 1.000 pertiche aveva dentro almeno 20 persone, minimo. Oggi c'è 3 persone, 2 o 3 persone per non dare 1.000 pertiche di terra. È cambiato tutto, è cambiato il clima, stiamo rovinando tutto qua. Perché poi alla fine. Questo le volevo chiedere, cioè il suo punto di vista su una zona agricola ricca come la nostra Piacentina. Che indirizzo sta prendendo? Cioè, come sta cambiando? Sta cambiando perché il clima cambia e quindi queste cose qui, non vedi questi acquazzoni che quando comincia a piovere ne viene a iose, poi fa dei mesi che non viene un goccio d'acqua, sembra che non ci siano più le stagioni, lei passa dall'estate all'inverno, le vie di mezzo sono quasi sparite, no? Le stagioni, la primavera o l'autunno, sono quasi sparite, lei vede che fa freddo fino a un certo periodo, poi comincia a far caldo, caldo, caldo. È caldo per mesi, poi arriviamo, adesso farà magari un mese sì e no l'autunno, poi siamo in inverno, ha fatto caldo fino a poco tempo fa. Proviamo per 3 anni andare avanti con questo progetto di seme di un buon grano per cercare di usare l'italiano il più possibile e non andarlo a prendere in Germania o in altri posti, però io non vedo, come posso dire, non penso che si riesca a produrlo come là, perché manca il clima, non perché il nostro agricoltore non sia bravo, forse è meglio degli altri perché è attento a tutti quelli che sono le lavorazioni, i concimi, le quantità. Quei prodotti che vengono dati per far sì che certe muffe non attacchino la piantina, per far sì che, non so, nel periodo del cimice o degli insetti, afidi e così, stanno attenti a questo, danno dei prodotti per poter fare un grano di qualità. Però poi manca il clima, lei si trova che al mese di maggio, quando sta alla spiga ancora al latte, fa magari 15 giorni di caldo tremendo, prende in gergo la stretta e poi rimane non completo, non termina il cicchio, matura prima. E allora poi il chicco è leggero di peso ettolitrico, la proteina non è così solida, proteine che si lascia andare molto, allora devi tagliarlo con altri grani magari che sono venuti meglio in giro per il mondo, li vai a cercare, per far sì di avere un prodotto il più costante da un anno con l'altro. Il difficile è quello, è riuscire a tenere un prodotto stabile, e specialmente noi che facciamo tante qualità, non è facile, dico la verità, non è facile che tutte le qualità che produciamo riuscire a tenerle a un livello pressoché uguale. Molto difficile, molto.